Buonasera, oggi parliamo di carie iniziale. O meglio, come si fa a capire, questa è la domanda che mi viene posta frequentemente, se si ha una carie oppure no, se non si sente niente? Allora, innanzitutto è difficile vedere se c'è una carie oppure no. Si può vedere una leggera macchia chiara, una leggera macchia scura. Oppure passando il filo, questo può uscire non del tutto integro, può avere un odore non piacevole, oppure ancora si può sentire un leggero dolore nella masticazione di alcuni cibi particolarmente dolci o particolarmente caldi o acidi. Però la diagnosi di carie iniziale, quindi della carie allo stato che è ancora reversibile, è da farsi in studio. Innanzitutto bisogna illuminare bene il dente, controllare con una sonda che i solchi e tutti i denti siano integri. Inoltre c'è uno strumento che si chiama DiagnoDent che permette di andare a determinare tramite, diciamo, una super illuminazione dei denti se non ci sono carie lungo i solchi o tra un dente e l'altro, o ancora attraverso delle radiografie dette biting, che hanno un raggio ortogonale, quindi perpendicolare alle lamelle dello smalto, che permette appunto di vedere se tra un dente e l'altro ci sono delle carie anche allo stato iniziale, quindi ancora a livello dello smalto. A livello di sensibilità non si sente quasi niente. Perché è importante fare diagnosi? Perché la carie allo stato iniziale è reversibile. Questo cosa vuol dire? Che se presa nello stato in cui è ancora solo a livello dello smalto, la carie può essere riportata indietro, si può fermare. Questo perché la carie è data dalla decalcificazione, ovvero dalla perdita di sali minerali causata dall'attacco acido dei batteri, e quindi questa decalcificazione iniziale attraverso dei prodotti remineralizzanti può essere portata indietro. Quindi, punto numero uno, occorre essere sempre molto attenti a casa alla presenza di macchie colorate, al passaggio del filo. Occorre avere sempre l'igiene impeccabile perché se le macchie sono di colorazione è chiaro che si possono confondere delle colorazioni esterne con delle macchie invece date da carie. Occorre fare delle visite frequenti dal dentista perché se prese in tempo possono essere portate indietro. Se invece non si riesce a prendere le carie in tempo, da una carie iniziale si passa a una carie superficiale, dove la decalcificazione dà già una perdita di sostanza, ad una carie profonda per arrivare a una carie penetrante, che è quella che porta a un insulto della polpa, quindi diciamo alla perdita anche di vitalità del dente con ascessi o altro. Quindi, come si fa a capire se si ha una carie o meno? Da soli è difficile, anche stando attenti a tutti, diciamo, i punti di cui ho parlato prima, ed è sempre meglio andare dal dentista. Inoltre